ma 2023, un giorno prima a dire il vero, perché Fantic oggi lunedì 6 novembre va a svelare quella che è la gamma 2024 delle loro moto. E questa è la novità, diciamo, più attesa, se non altro, o meglio, no, forse non è molto attesa, è disattesa, ma è una gran bella novità perché è completamente stradale, una moto 100% stradale. I Fantic dovevamo ancora vederla in un certo qual modo, ed è la Stealth, una moto che nasce 125, ma che verrà concepita anche come modello a due, quindi con limite di potenza a 48 cavalli. Si tratta ovviamente di un oggetto che nasce sulla base tecnica di Imola, trovate il video anche della Imola, che è la sportiva, per ora è solo un concept ma diventerà anche lei in realtà in futuro, quindi rimaniamo a bocca aperta per un po' di tempo. Questa Stealth quindi è una gran bella naked, con, lo vedete, come Fantic ci ha abituato ormai, per esempio con la gamma Caballero, tanta qualità in tutte le sue componenti, quindi forcella a steli rovesciati, dei bellissimi cerchi in lega d'alluminio, e poi qui a livello di ciclistica, dal fodero forcella color oro si passa a questo bellissimo telaio tubolare in acciaio, che però ha poi una piastra in alluminio e un forcellone con caprata di rinforzo sottostante, anch'esso in alluminio. Tra le caratteristiche di questa Stealth, senza dubbio, la fasatura variabile in aspirazione e la frizione antisaltellamento sono due pezzi forti per quanto riguarda la ricchezza della componentistica. E dulcis in fundo, non potevano mancare, per alzare il livello di questa 125, anche TFT e piattaforma inerziale che prevede ABS cornering e il controllo di trazione su più livelli. Molto bella, non ci è permesso purtroppo di salire sopra, se no vi avrei dato qualche indicazione in più su questa nuova nuda che, ripeto, per ora è 125 ma arriverà anche in versione a 2. Quando arriverà? Sappiamo da Fantic che la vedremo nel corso del 2024, probabilmente verso l'estate. Prezzo? Prezzo non si sa ancora, ma allineato a quello delle sue competitor, quindi, beh, insomma, avete capito, KTM e quant'altro. Per ora dallo stand di Fantic, qui a ECMA 2023 è tutto, ci vediamo al prossimo video.